In questo momento la parte sommitale dell'Etna è chiaramente innevata e la colata lavica che è fuoriuscita dal cratere di sud-est scorre proprio sulla neve. In alcuni punti abbiamo anche più di 2 metri di accumulo di neve. Normalmente questo cammino della neve sulla lava avviene in maniera molto tranquilla. La neve si scioglie al di sotto della colata e dalla punta, diciamo dal fronte della colata, normalmente fuoriesce un fiotto d'acqua. Si possono creare delle condizioni in cui però l'acqua resta in qualche modo intrappolata dentro la lava, si ha un effetto pentola a pressione, quindi se non ci sono le valvole che permettono lo sfogo della pressione, ovviamente otterremo prima o dopo un'esplosione della crosta lavica che ha intrappolato l'acqua. L'eruzione si sta svolgendo in uno scenario che è molto distante dai centri abitati, quindi l'unica raccomandazione è di avvicinarsi con prudenza e soprattutto sempre con l'ausilio delle guide autorizzate. La colata è attiva, è ancora attiva ma molto viscosa. La situazione attualmente è molto tranquilla, è solo spettacolare, però non bisogna mai sottovalutare il pericolo. It's not so scary and but it's very impressive because you can feel the energy of the mountain and the lava, and I hope I will have the chance again to come again and see something like that in the future. L'eruzione è ormai in una fase declinante, quindi l'attività è diminuita notevolmente, però ancora continua una leggera attività stromboliana al cratere di sud-est, al nuovo cratere di sud-est, e un leggero flusso lavico dalla bocca che si è aperta alla sua base. Sicuramente dal 2011 in poi abbiamo osservato un aumento dell'attività esplosiva di questo vulcano, che negli anni precedenti era stata molto più effusiva invece, quindi molte più colate laviche e molte meno esplosioni. Però dobbiamo ammettere che noi stiamo guardando un istante nella vita del vulcano, che pur se è molto giovane, ha 500.000 anni, e quindi queste fluttuazioni sono assolutamente normali.